Non scordarti mai, sai che hai tutta una vita davanti a te. Ma non senti proprio niente per me. Ma come puoi chiedermelo? Cosa? Ma certo, io sento moltissimo per te, però sai, non vorrai legarti a una persona alla tua età e... Allora, Jenny, com'è andata a scuola? Non c'è male. Solo non c'è male? No, papà. È stato spettacolare. Su, c'è un tranquillante? No. Tranquillante. Ai, 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 ai. Oh, mamma mia, proprio sulla... Ecco perché io non potevo dormire. Adesso l'ho capito. Hai capito? Perché non potevo dormire? Chi è? Sono scusa. Ma che facciamo, lo sfratto? Lo sfratto. Ma fatto che? E io devo dormire con quello là. Oh, ma io sono abituato così, caro lei. Noi in Russia dormiamo tutti così. Io se non me lo sento sulla testa, non posso dormire. Va bene, lasciamolo là. È una cosa nervosa, via. Dormiamo, però. Dormiamo. Faccio tardi, dammi la sottana. No, quando litighiamo e facciamo pace in quel modo non ti mollerei più. Su, dammi la sottana, Giorgio. Ti sei ricordato di prendermi le sigarette? Come? Non te le ho date? No, non me le hai date. Allora sono nella tasca del giacchetto. Accendimene una, tesoro. Che bella doccia. Asciugami la schiena. Deve essere arrivata della gioventù. Finalmente qualche risata per cambiare.
Oh mio Dio. Un solo fiato e ti taglio la gola. A lei non conviene che tu faccia l'eroe, Ed. Vieni qui, figlio di puttana! Lascia la mano, Ed! Vieni! Ha fatto un sorrisino. Guarda. Hai visto? Mi ha sorriso. Che amore. La nostra lei è bambina. Il futuro. Sì. Sei il futuro. Io voglio che lei vada a scuola. Non voglio che sia una zingara sempre in viaggio come noi. La voglio in braccio solo per un minuto. Me la dai, sì, per no, un minuto. No, è meglio di no. Non la sveglierò. No, perché tu la stringi troppo. Io non stringo troppo. No. Via, ti ora diamole il latte. No, io voglio tenerla. No. No. Noi faremo un altro bambino. Un altro bambino? Sì. Io non voglio che lei venga su sola. Non è bello crescere sola. Oh. Sarebbe troppo sola. Sei meraviglioso. Adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo. Lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.
aperto? Vabbè, alzati. Su. Vabbè, ma... Io non sono mica uno di quelli che quando c'hanno i soldi spendono e spandono e poi si ritrovano con una mano davanti e una di dietro. Una casetta di 4 anni e un libretto in banca vincolato a ragazzino. Così si ricorda i sacrifici che ha fatto papà suo. Oh, io sai che faccio? Mi faccio una bella amante, beh. Lì. Ma che fai tu lì? Mamma mia! Ma che è successo? Eccomi! Sì. Ma che ti prende adesso? Oddio. Oddio, chi è il dottor Balanzoni? Ma dico, sì. E cosa ti sei messo in faccia? Crema e fogli di lattuga. E che insalata è? Me l'ha consigliato la ragazza di Zavetarde. E qui nel petto che c'hai? I giornali? Ma no, è una cura olandese per non far diradare la pelle. Ma ti sei guardato nello specchio? Ti sei guardato nello specchio? Tu sembri Ettore Firamosca, con la corazza. Gente, io vado a letto con Ettore Firamosca, alla mia età. Hai capito che qui da che ci siamo sposati non è successo niente? Ma non lo capisci che lo faccio per curare la mia bellezza che ci frutta tanti milioni? Ah sì. Ah, sì. E adesso cosa fa? Yoga, cura tibetana di riposo per il corpo. A noi. L'ansietta per Ettore Firamosca. Ma a letto col morto, io non ci sto. Che? Nemmeno siamo ammazzati. Una scaldatina. A me mi pare giusto. Da un po'? Dalla nostra parte diciamo. Butta giù. Femmina peccante pigliala per amante. Femmina cuciniera pigliala per mogliera. Hai capito? È proprio buona. C'aveva la fame. Ragazzoli, ho paura che abbiamo rotto la cannella del gas, non sa niente. Ma che fai?